E buongiorno a tutti, è un piacere presentarvi questo contributo, che è un contributo di carattere interdisciplinare. Nasce questa collaborazione da un gruppo di lavoro che abbiamo creato tra l'Università della Tuscia e il Servizio Geologico d'Italia con Stefania Nisio, e si è creato questo gruppo di lavoro, che è però un gruppo di lavoro assolutamente aperto, che ha portato poi a raccogliere una serie di dati che riguardano il sottosuolo, in modo particolare il problema delle cavità antropiche e dei sinkhole in alcune aree urbane, tra cui anche la bellissima città di Viterbo, in cui fra l'altro è anche la sede della nostra università, l'Università della Tuscia. È un lavoro di tipo interdisciplinare in cui io e Stefania Nisio rappresentiamo, diciamo, la parte geologica, poi abbiamo Giuseppe Rovagnoli e Giuseppe Scardozzi, che è la parte di archeologia, di fatto storico e di topografia antica, e Federico Vessella, che è sempre Università della Tuscia, che è docente di sistemi informativi territoriali, che ha curato l'aspetto, diciamo, ci dà una mano col progetto GIS, in cui abbiamo raccolto un'enorme quantità di dati di tipo interdisciplinare che riguardano alcune aree urbane. Una è Viterbo, un'altra è Rieti, che poi presenterà più avanti Francesca Ligordari. E devo ringraziare anche i professionisti locali, i geologi. Qui prima avevamo Roberto Troncarelli, nostro ex presidente dell'Ordine, ma i professionisti locali veramente hanno collaborato, ci hanno fornito dati, hanno fornito informazioni, che sono assolutamente fondamentali, perché le aree urbane e la geologia del sottosuolo delle aree urbane, senza la collaborazione di tutti coloro i quali quotidianamente poi si occupano del sottosuolo, anche se per finalità applicative, è difficile capire poi quello che accade, e soprattutto è necessario mettere a sistema questi dati. E Viterbo, per chi, diciamo, viene da fuori Lazio, sta nella parte settentrionale del Lazio ed è compresa tra l'apparato vulcanico dei Vulsini, che sta a nord-ovest, e gli apparati Cimino e Vicano, che l'abbordano invece a sud e verso est. È una città che si è sviluppata alle pendici di questi apparati vulcanici e in quello che è il cosiddetto plateau vulcanico, e che della geologia, della natura proprio vulcanica delle rocce, ha fatto anche la sua ricchezza. Cioè il paesaggio antropico si è sviluppato su quello che è il paesaggio fisico, e che ha dato notevoli risorse alla città di Viterbo, ma ha creato anche qualche problema, come andremo a vedere. E fra l'altro l'attività vulcanica, adesso questi sono tutti apparati ormai estinti, ma rimane dell'attività idrotermale che alimenta le terme di Viterbo, note sin dall'epoca romana. Quindi è una città d'arte, una città straordinaria. Si potrebbe dire abbiamo quasi due città, non so se avete visto dal titolo, Sorrina Nuova e Viterbo, la Viterbo etrusca e romana e la Viterbo poi medievale, due città che coesistono, che adesso a causa dell'espansione urbanistica si stanno nuovamente riunendo, e purtroppo quando però si unisce il nuovo al vecchio e ci si dimentica di quello che abbiamo sotto i piedi, questo, come vedremo, può comportare dei problemi. E dal punto di vista geologico, il sottosuolo di Viterbo, vi dicevo, nasce dalla sovrapposizione dei depositi che provengono dall'attività Cimina, un ciclo acido, anatettico, più antico, pleistocene inferiore, e sostanzialmente il cosiddetto peperino tipico del viterbese, questi flussi piroclastici e i domi cimini delle lave viscose che hanno creato queste forme tozze che poi caratterizzano quello che è il paesaggio di Viterbo, e la pietra grigia, il lignimbrite, quarzo latitica, cimina, il peperino degli autori, è quella utilizzata ad esempio per costruire le mura medievali di Viterbo, ma sulle unità cimmine poi si è sviluppato l'apparato. Il vulcanismo Cimina è un vulcanismo di tipo areale, poi abbiamo il vulcanismo invece Vicano, che è un vulcanismo di tipo centrale, abbiamo il vulcano di Vico
E nella prima fase di attività del vulcano di Vico si ha l'emissione di lave e di depositi piroclastici, soprattutto depositi piroclastici di ricaduta, e che vanno a costituire un substrato particolare. Quindi a Viterbo abbiamo da una parte le unità cimmine, l'ignimbrite quarzolatitica, dei depositi abbastanza resistenti dal punto di vista meccanico, ma in alcune zone abbiamo anche depositi di ricaduta, dei depositi sciolti, dei depositi incoerenti, e quindi due tipi di materiali diversi: tufi, materiali che possono essere utilizzati come blocchetti per le costruzioni e che permettono di scavare delle cavità anche abbastanza diciamo resistenti proprio per le caratteristiche meccaniche di questi materiali, e abbiamo poi i depositi piroclastici, le cosiddette pozzolane. E questa alternanza di depositi piroclastici di varia natura poi è sempre stata sfruttata per ricavare direttamente in sito i materiali che servivano per lo sviluppo della città, per le varie fasi di sviluppo della città. E quindi quando arriviamo alla situazione attuale, noi vediamo il cosiddetto plateau vulcanico, questa superficie suborizzontale, che si è prodotta per la messa in posto di questi flussi piroclastici che hanno caratterizzato sia l'attività cimmina che quella vicana. E sullo sfondo vedete queste forme tozze che sono i domi cimmini, che sono dei criptodomi che si sono praticamente intrusi all'interno della successione sedimentaria, tra quella del ciclo della successione plioplistocenica e quella più antica, mesocenozoica, che hanno inarcato le unità pelitiche, le hanno deformate, portando poi alla fuoriuscita anche di questi magmi appunto viscosi, e su di essi poi si sono depositate le unità piroclastiche vicane. Questo per dirvi che queste forme del rilievo, questa trama che è il paesaggio fisico, rappresenta poi il paesaggio antropico, cioè è la chiave di lettura per capire perché la città di Viterbo si è anche sviluppata in un certo modo. E oltre alla ricchezza di materiali abbiamo anche ricchezza di acqua, perché i domi cimmini sono rocce altamente permeabili per fessurazione, quindi abbiamo delle acque e sorgenti, che è un altro dei motivi che spiega perché proprio Viterbo e perché in certe aree. Però la lettura complessiva del paesaggio può essere fatta tenendo conto anche di quello che è accaduto dal punto di vista geomorfologico, cioè alla fine dell'attività vulcanica, in modo particolare durante il Last Glacial Maximus, c'è stata una fortissima fase erosiva che ha portato ai corsi d'acqua a incidere più o meno profondamente questo plateau vulcanico. Quindi quella che era una superficie sostanzialmente suborizzontale è stata disseccata e si sono formati vari rupi tuface. Al centro dell'attuale area urbana di Viterbo, qui vedete una carta geologica dell'area urbana, ci sono quelli che erano antichi corsi d'acqua che sono stati però in gran parte riempiti da depositi antropici. Quindi l'antropocene diciamo rappresenta l'ultima unità, quella più diffusa forse in superficie nell'area urbana di Viterbo, è costituita da depositi antropici che nel corso dei secoli si sono andati poi hanno cambiato nuovamente quelle che erano le forme del rilievo. Quindi dove c'erano delle valli e delle depressioni, in parte sono state colmate da terreni di riporto. E Viterbo già nel passato, nel 2006, avevamo fatto un primo studio con la realizzazione anche di una carta geomorfologica che mette in evidenza proprio la presenza di forme sia di carattere antropico che di forma naturale, scarpate di erosione fluviale che sono state poi rincise e rimodellate dall'azione antropica. E qui si vedono già le cavità, che sono le grotte che sono state aperte per varie finalità alla base di queste scarpate. In molti casi sono visibili gli ingressi di queste cavità. E il focus della mia presentazione di oggi, tra le tante problematiche poi che possiamo che la città di Viterbo può presentare, è proprio quella del sottosuolo, in modo particolare delle cavità presenti al di sotto, diciamo, di questi due centri abitati, la Viterbo medievale e Sorrina Nuova. E qui vedete la rupe, il duomo di Viterbo, il nucleo dell'abitato medievale, da cui è sotto poi si è sviluppato tutta la città di Viterbo, che era una rupe modellata dall'erosione fluviale
praticamente su tre lati, e resa idonea poi per la sua posizione morfologica con dettagli antropici delle altre opere che hanno diciamo contribuito a rendere poi più idonea per le finalità difensive il cosiddetto Castrum Viterbi. E cave e sia a cielo aperto che nel sottosuolo sono presenti un po' ovunque, non solo nell'area urbana di Viterbo, ma anche in tutto il territorio che lo circonda. E troviamo le cave, ad esempio, dell'Imbrite Quarzo Latitica, del Peperino, lungo la Valle dell'Arcionello, che è un parco suburbano che borda a nord-est l'area urbana di Viterbo, e con aree estrattive dismesse. Ma tutta l'area urbana di Viterbo è interessata da cavità di vario genere. Un primo censimento l'avevamo iniziato a fare nel 2006, tra il 2000 e il 2006, nell'ambito sempre di un progetto sviluppato in collaborazione col Servizio Geologico d'Italia, in cui avevamo iniziato a individuare più che altro gli imbocchi delle cavità sotterranee e informazioni, raccogliere qualche informazione molto frammentaria sulle aree all'interno dell'area urbana di Viterbo dove potevano essere presenti queste cavità. E negli ultimi anni invece abbiamo ripreso in mano questo censimento, questo progetto, e siamo passati a vedere effettivamente dove sono queste cavità, cercando dove è possibile di mapparle, di individuare con più precisione qual è il loro sviluppo, qual è la loro funzione, e metterle in relazione con i sinkhole. Perché purtroppo queste cavità originano anche problemi di sinkhole antropogenici, di cui vi hanno brillantemente diciamo parlato in precedenza. E purtroppo questo è un problema molto molto diciamo importante, uno dei principali rischi geologici della città di Viterbo, e quello che noi abbiamo visto in questi anni è sostanzialmente che le cavità che avevamo iniziato a censire rappresentavano la punta di un iceberg, e che solo con la geologia, con quella strada che noi stavamo seguendo, si potevano avere certe informazioni, ma ne mancavano altre. E l'archeologia in questo caso è fondamentale, perché la cartografia storica, l'archeologia, la ricerca storica in generale, ti fornisce tutte quelle indicazioni non solo su dove sono le cavità, ma ti dice anche che tipologia di cavità hanno, che funzioni hanno quelle cavità, e quindi qual è il possibile sviluppo che possono avere. E qui vedete quelli che sono i problemi che possono creare queste cavità, i famosi sinkhole. E nelle nostre meravigliose città d'arte sicuramente noi non possiamo permetterci questo. Quindi c'è un interesse, dovrebbe esserci un interesse a portare avanti questi censimenti per mettere proprio in sicurezza i centri storici di città in cui ci sono palazzi e monumenti assolutamente straordinari, di valore inestimabile. Ma queste cavità poi, come vedremo, possono rappresentare anche una risorsa oltre che un problema. E la ricerca archeologica ci ha aiutato soprattutto per quanto riguarda la Viterbo etrusca romana, la zona di Riello, o Sorrina Nova, cosiddetta Sorrina Nova, in cui sono state documentate tracce di un insediamento già a partire almeno dal VI secolo avanti Cristo. Probabilmente c'era una città etrusca denominata Surna, e poi da alcune iscrizioni trovate si sa che in età imperiale, nella prima età imperiale, questo centro abitato prese il nome di Sorrina Nuova. E qui vedete, siamo alla periferia di Viterbo, ma ormai è una zona in cui l'espansione edilizia ha praticamente stravolto quella che era l'originaria vocazione agricola di questi territori. Questa è una foto della RAF del 1944, dove si vede molto bene quelli che erano le rupi tufacee, quella che era la zona. Questa zona che ormai c'è il nuovo tribunale di Viterbo, il centro commerciale dell'Ipercop, lo stesso campo universitario, questa è una zona di espansione della città di Viterbo, ed è importantissima la ricerca storica e archeologica in questo settore e la messa in sistema dei dati che si conoscono sul sottosuolo, proprio perché su questo immenso patrimonio archeologico si stanno costruendo delle case, si stanno costruendo delle infrastrutture,
Qui guardate, questa è una carta archeologica in cui vedete qual è la ricchezza proprio di elementi archeologici che la zona di Sorrina Nuova e tutto in generale, tutto il quartiere di Riello presenta, il cosiddetto colle di Riello. E si tratta non solo del centro abitato di Sorrina Nuova, con tutto il sistema di cunicoli e di opere idrauliche drenanti che troviamo sotto l'area di Sorrina Nuova, ma anche le necropoli. La necropoli del Riello, di Poggio Giulivo e di Poggio Giudio, e tutta una serie di luoghi assolutamente straordinari dal punto di vista delle caratteristiche, dell'importanza che hanno i reperti che vi sono conservati e che non sempre vengono valorizzati in modo adeguato, anzi spesso sono coperti, poi ci si costruiscono sostanzialmente le case sopra. E in questo caso bisogna stare molto attenti a verificare quello che ci troviamo sotto a queste case che si vanno a costruire. E qui vedete ad esempio i cunicoli presenti nell'area nord del quartiere di Riello. Io vi faccio vedere solo delle immagini, perché non essendo questo il mio campo, Scardozio, Romagnoli potrebbero spiegarvi bene di che cosa si tratta e quanto sono anche importanti. Ma io faccio vedere delle immagini perché capiate quanto è ricco proprio il sottosuolo di Viterbo. E qui trovate un articolato sistema di raccolta delle acque, noto come grotte di Riello. C'è una serie di fitte gallerie scavate e divani scavati in questi banchi tufaci, qui stiamo parlando dell'unità del tufo rosso a Scoria Nerevicano, riutilizzati poi nel corso dei secoli. Qui ci sono anche un ingresso di una di queste gallerie è stata utilizzata come catacomba in epoca paleocristiana, ma questa più o meno è la storia di tutte le cavità che troviamo anche nell'area del centro storico di Viterbo, cioè una sovrapposizione, un riutilizzo continuo che arriva fino ai nostri giorni. Addirittura molte cavità sono state ampliate, utilizzate come rifugi antiaerei nel corso della Seconda Guerra Mondiale. È veramente un patrimonio incredibile, documentato fra l'altro anche in alcune belle immagini, ricerche archeologiche già nell'Ottocento. Queste sono alcune tombe a camera, giusto, di Luigi Canina del 1800. Vedete quale ricchezza di ambienti, di tipologie ci sono. E qui vedete sempre nella zona del Riello le mappe appunto fatte e le foto fatte da Maria Fenelli, che debbo aprire una piccola parentesi, perché la Fenelli a Stefania ci ha un po' guidato in questi anni in questo percorso interdisciplinare della ricerca storica tra archeologia, cartografia storica e geologia. Una persona veramente straordinaria, con una passione incredibile, questa capacità di interpretare poi e di mettere insieme il dato geologico insieme a quello archeologico. Una persona di una umanità straordinaria che il professor Iaia conosce benissimo, perché è stato un suo allievo, ma anche Scardozzi, e l'Istituto di Topografia, la cattedra di topografia antica dell'Università della Sapienza. Io la cito perché è stata molto importante, lei doveva essere uno degli autori di questo studio, ma oltre a questo lei ha studiato a fondo il territorio di Viterbo, Ferentum, ha collaborato alla Forma Italia, il volume che è fatto rivisto poi insieme a Scardozzi, ha molto nota per le ricerche archeologiche all'antica Lavinium, ma legatissima, affezionatissima al territorio di Viterbo, al punto tale che lei ha donato tutti i suoi appunti e i volumi, diciamo, alla biblioteca degli Ardenti di Viterbo. Quindi mi sembrava giusto ricordarla, perché il 29 marzo è venuta a mancare, e questa è la targa che hanno dedicato a lei al museo di Lavinium di Pomezia. Qui il professor Iaia meglio di me conosceva Maria, e però mi sembrava doveroso, diciamo, nominarla, perché quello che noi stiamo facendo lo dobbiamo, io personalmente lo devo in gran parte a lei. E qui vedete altri esempi di queste tombe, di varie tipologie, di varie epoche, dal primo secolo, secondo secolo, terzo secolo, veramente un universo straordinario, con tombe fra l'altro bellissime. Guardate, questa è fantastica dal punto di vista proprio dell'organizzazione interna, c'è la riproduzione di un ambiente quasi, e quindi
un patrimonio assolutamente straordinario, ma oltre alle tombe, alle necropoli e alle opere idrauliche troviamo anche le cave di pozzolana che in varie epoche sono state aperte, cave anche molto estese. Questa cava, pensate, è stata scoperta quando hanno realizzato il nuovo centro commerciale dell'Ipercop nella zona Riello, e nel corso dei lavori è emersa appunto questa grossa cava di pozzolana in sotterraneo, ma anche opere idrauliche come l'acquedotto, questo è il famoso acquedotto di Mummio Niger Valerius Vegetus, quindi acquedotto vegetiano, giusto? Ecco, che dovrebbe risalire al secondo secolo dopo Cristo, in cui questa iscrizione che è stata trovata, fra l'altro in quella che attualmente è una delle sedi dell'Università della Tuscia, Santa Maria in Gradis, dove c'era una sorgente e in pratica Mummio Nigro ha acquistato da Publio Tullio Varone la sorgente e ha costruito questo acquedotto in gran parte sotterraneo per portare l'acqua, pensate, quasi 9 chilometri nella villa calvisiana alle terme romane del Bacucco, quella che era l'antica stazio delle acque Passeris, sul tracciato poi prossimo al tracciato della Via Cassia, e quindi per avere acqua corrente oltre ad avere anche l'acqua di quella termale che alimentava le terme. E dopo la caduta dell'impero romano chiaramente questo tracciato è andato perduto, si può ricostruire appunto grazie ad alcune indicazioni di carattere storico e archeologico, ma nel 1212 venne fatta una deviazione per prendere l'acqua da questa sorgente e portarla con un acquedotto sempre sotterraneo, ma in questo caso medievale, ad alimentare la fontana che troviamo appunto a Viterbo, il centro di Viterbo, in piazza della Fontana Grande. Venendo adesso, e mi avvio poi anche a concludere, alla parte medievale di Viterbo, e qui possiamo vedere in questo schema che ci ha fatto Giuseppe Romagnoli come da un nucleo alto medievale fondamentalmente sorto in periodo longobardo, immagino, come origine, si sia successivamente poi avuta un'evoluzione, un'espansione dell'area urbana. Tra la prima metà dell'undicesimo e del dodicesimo secolo, poi un'ulteriore fase di espansione tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo, fino ad arrivare intorno alla prima metà del tredicesimo secolo, in cui quella che era un'area originariamente di pochi ettari, di 13 ettari se non sbaglio, qualcosa anche di meno forse, è arrivata a comprendere tutta l'area del centro storico di Viterbo, racchiusa dalla cinta muraria, e con una superficie complessiva di quasi 85 ettari. E questo è un esempio della prima cinta muraria che è stata realizzata. E quello che è importante, nella rapida espansione demografica che c'è stato, cioè ciascuna di queste fasi di espansione del nucleo urbano di Viterbo è corrisposta a una fase di sviluppo e di scavo e di utilizzo delle risorse del sottosuolo. Cioè, come si costruiva in superficie, si scavava anche nel sottosuolo per avere materiale, ma anche per scavare oggetti di cantine, cellari, locali di qualsiasi tipo. Era talmente tanto diffusa, pensate, la pratica di scavare nel sottosuolo sotto le case di Viterbo, che il comune di Viterbo nel 1469 fu costretto a fare proprio uno dei primi, penso, regolamenti edilizi in questo senso, per dare delle indicazioni che imponevano ai proprietari delle case di scavare e di costruire in un certo modo e quindi di rispettare le chiusure e le tremezzature tra le diverse proprietà. Poi abbiamo anche sotto le abitazioni, oltre a questi cellari, c'erano dei putei, dei contenitori per le granaglie, che poi a partire dalla seconda metà del XIV secolo sono stati abbandonati e sono stati riempiti, e costituivano dei butti, degli immondezzai sostanzialmente. E
Andando a concludere, solo una piccolissima parte di questo immenso patrimonio che c'è nel sottosuolo di Viterbo è purtroppo reso fruibile. Queste foto vengono, me le ha fornite Sergio Cesarini, che ha organizzato un piccolo circuito della Viterbo sotterranea, ma si tratta di poche centinaia di metri di cunicoli e di cavità che possono essere visitati, ma secondo me questa è la strada che dovremmo percorrere, perché l'idea ogni volta che si trova, che avviene un sinkhole, di tombare, di chiudere senza nemmeno fare le necessarie ricognizioni, è un'idea non solo sbagliata dal punto di vista culturale, ma è sbagliata anche dal punto di vista applicativo, perché noi chiudiamo un qualcosa, tombiamo un qualcosa, ma non sappiamo poi dove va a finire quella cavità. E nel caso di Viterbo, vi assicuro, è talmente tanto ramificato e esteso il sistema di cavità che l'unico modo per mettere veramente in sicurezza il centro storico è quello, queste cavità, di ispezionarle, di mapparle, dove è possibile di metterle in sicurezza e di renderle fruibili. Perché guardate, la messa in sicurezza e la fruizione turistica delle cavità rappresenta un sistema di monitoraggio straordinario, perché uno, con le visite che vengono fatte periodicamente a queste cavità, ha anche la possibilità di verificare lo stato di conservazione e quindi fare un monitoraggio in pratica continuo. E Viterbo, purtroppo, è soggetto a un problema di sismicità, è una zona classificata come sismica di 2B come zona, e ha avuto nel 1349 addirittura un evento di intensità 9, e tra il 1700 e i nostri giorni ci sono stati molti eventi di intensità compresa tra 5 e 7, e tutto questo non fa chiaramente bene alle condizioni di stabilità di questi ambienti ipogei, e non fa bene perché ci sono altri fattori di degrado, penso alle fratture di decompressione che ci sono, penso alle perdite della rete fognaria, della rete idrica, che comunque vanno a creare dei problemi di argillificazione. Quindi nel corso del tempo è naturale e fisiologico che ci sia una perdita di stabilità di questi ambienti sotterranei. Censirli, metterli in sicurezza e possibilmente renderli fruibili dal punto di vista turistico sarebbe veramente molto importante, perché rappresenta una risorsa, ma al tempo stesso un tentativo di mitigare uno dei fattori di rischio di questa bellissima città d'arte. Io ho parlato solo del problema delle cavità sotterranee, ce ne sarebbero altri, il problema del radon che si accumula in queste cavità sotterranee, il problema dell'arsenico nelle acque, insomma, di fattori di pericolosità Viterbo ne ha tanti, però mi sembrava giusto presentarvi questo aspetto, perché soprattutto tutta la zona di Sorrina Nova era assai poco diciamo conosciuta, e quindi sono dati abbastanza, penso, nuovi da questo punto di vista. Ovviamente intanto ti ringrazio, ho ricordato Maria Fenelli, sono un po' commosso, mia maestra. E abbiamo visto quindi un altro spaccato, un'altra faccia ancora, vediamo come nei centri anche piccoli determinate problematiche sono molto molto presenti e sono la base delle criticità, poi credo, di buona parte dei centri urbani minori italiani. E